Se penso alla prima volta che siamo entrati, quando ho fatto la promessa solenne che sarebbero ritornati a casa, Elena, Maddalena e Naomi, mi viene la pelle d'oca. L'ho fatta senza nemmeno sapere A che cosa cosa ci fosse all'interno. E quando ho aperto la porta, hai capito a cosa devi lo incontrare? scenario era raccapricciante, tant'è che dentro di me ho pianto, non l'ho mostrato perché mi è venuto da riflettere, da pensare, e mo' come mamma faccia ora, come dobbiamo fare? E invece io vorrei che tu, piano piano, con circospezione, con rispetto quasi, Quasi. Con entrassi, timore. reverenziale, Pure. attento al gradino. Certo. Buongiorno. Buongiorno. Vieni a vedere che meraviglia. Che hai da dire? Io non ho da dire Non fare un assolutamente bel lavoro? niente. Quindi Matteo ha finito tutto, ha montato tutto. Guarda che bello. Pure i mobili di signora Patrizia, pure bellissima, che mi ha regalato, guarda che bella. E la cucina? Come quella che, come diceva Elena l'altra sera, l'altro giorno. Non ho parole, non ho parole, non ho Io non parole. avevo Se si era parole. incantato il disco, non ho parole. Sì. Guardatino, addirittura abbiamo scoperto che le due porte che ci servivano, che per il momento stanno là, sono praticamente perfette. La cornice è perfetta, abbiamo le mostrine, abbiamo tutto. E chi la Sai mostrina? Che cosa ci manca? manca? Le No, un falegname mostrina. Ah. che ci possa dare una mano a piazzarle per bene. Quindi se avete praticità nei lavori manuali o con il legno, fatevi avanti perché questo è veramente il rush finale. Perché questa settimana incontro con l'assistente Eh sì, sociale martedì ho il codice dell'assistenza sociale. e sapremo Che che tu. finalmente, sì, che non credo che avrò nessun problema, che è perfetta la casa. Veramente hanno fatto un lavoro stupendo. Hai Là non te lo visto? faccio vedere perché ho già in mente di far venire un amico, una Amico? persona di famiglia, Ah, ok. l'altro, Un altro. non un mest, Non un perché no, mest. non è pratico di queste cose, Ah, Wild Mest, Wild Mest. Pierino, E ah, beh, mio certo. suocero, che è stato l'unico a non essere coinvolto finora Che poverino. in questa Tutti, operazione, cioè cognati, tutti, 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 ma fammi tutti. vedere. E cucina, dove sono usciti? L'ho comprato io ho le tende, ho comprato C'ha tutto. tutto, adesso va Ah, messo aspetta, tutti i devo mano a mano mettere tutto. Gettisca che c'è pieno qua e non ho avuto il tempo di mettere. ghirigori, i ghirigori, i I ghirigori. ghirigori. Ecco, le tende alle Sì, finestre, però ci certo. abbiamo tutto, il tavolo con Guarda il quattro tavolo, sedie, sì. stanno comodi anche in sé, si sta comodi, la cucina, c'è La tutto. cucina bella, Bella cucina, C'è sì. tutto. C'è piaccia, tutto, tutto. Elettrodomestici ci sono tutti. La lavastoviglie, tutto, frigorifero nuovo, Frigorifero proprio. nuovo, grazie Mariella Grazie, per il Mariella. trattamento. La mia! Grazie, grazie Grazie. Patrizia. Grazie Patrizia pure, guarda che belle cose mi ha dato Patrizia, veramente. Stupenda, Antonella, le porte, tutto il eh? resto. Le porte, bravo, le porte, ma che sono bellissime le porte d'interno. Legno vero, no, Sì, trucciolato. vero. Bellissime. Cosa manca? Cosa manca? Manca. Qua dovremmo farcela. Se qualcuno ha da liberarsi di armadi, comodini, questa roba così, sarebbero perfetti per ultimare la casa, la camera di Naomi e Maddalena, Sì, è Maddalena, vero? sì. Eh Nella tua invece hai già piazzato il divano letto sì. in modo tale che qua si possa dormire Sì, tranquillamente. Eccolo tranquilla. qua. Con la C'è scarpiera. pure la scarpiera, Sì. piano piano si sta arricchendo di tutto, ma le Sì. finestre sono. Sono stupende le Natale finestre. ha fatto un lavoro, le officine Natale hanno fatto un lavoro Siccome meraviglioso. chiudono bene, il materiale. Meraviglioso. E poi guarda che bella questa qua, l'hai vista? Che bella vista Che che c'è. bella luce, Sì, che vedo piove, che bella vedere da fuori proprio. eh? Vabbè, qua siamo sul Io romanticismo, sono no? romantica, che bella. Vabbè. C'è il Tu gabinetto. sei romantica. Là, c'è tutto buttato oggi. Ma l'ha detta proprio che era così la Io sono canzone. romantica, io col gabinetto Sì. acceso, un po' di Sono venuti cose. a togliere l'immondizia, No, no? Antonio, da un mese i Virgili mi hanno dimenticato. Dai. Proprio, E io poi, te lo metto fuori infine, pure, aspetta, mi hanno detto signora, metti metti la fuori. cosa di differenziata fuori, passiamo a prendere. Vabbè, verranno, Sì, hanno avuto un grande sicuro. affare, hanno avuto Sì, un grande affare. sicuramente saranno impegnati.
E qui, come tutti, sei alle prese con la pulizia del bagno, che tu pulisci e riviene il bianco. Bravo, di nuovo. Quindi ci vorranno due volte la passata, si capisce. Infatti, il sabato ne ho fatto la battuta, per ammazzare il tempo tu pulisci il bagno. Io vorrei che tu ti specchiassi invece, Tino. Ha messo lo specchio sul lavandino. Specchiati e rifletti. Specchio delle mie brame. Specchiati. Più delle brame. Specchiati e rifletti. Rifletto? Vai, rifletti. Non su di me, sullo specchio. Specchiati e rifletti. Non vuoi riflettere? No, no, mi faccio. Perché non vuoi riflettere? Non lo voglio rompere. Ah, non lo vuoi rompere lo specchio. Beh, io direi che ormai ci siamo, sì, che è quasi tutto pronto, e vorrei brindare, anche poi lo faremo all'occasione, ma simbolicamente vorrei brindare a chi ha detto se non vedo non credo, a chi ha detto che tu avevi una villa con giardino e hai fatto la miserabile chiedendo cose. Villa con la c'è il giardino, c'è il giardino. Ma non è che fa che villa di boschetto, una col semplice boschetto. Villetta. No, che è stata messa insieme con tanti tipi di materiali, con il passare del tempo, da chi non era esperto, e quindi adesso si sta in qualche maniera pagando le conseguenze, che però abbiamo rimediato alla grande. È vero? Devi mettere per una prima e dopo, per favore. Sì, perché poi lo faremo. Noi siamo troppo concentrati sul presente, che non badiamo a quello che era. Seppure pure hai cancellato il passato. Se penso quando hai cancellato il passato. Sì, finito, l'ho buttato proprio. Che è l'importante. Che era la cosa fondamentale. Quando entri qui dentro non devi pensare a quello che era già stato. Già che hai cambiato immobili, tutto, per me è una nuova casa, una nuova vita, non ho nessuno ricordi più di questi brutti maltrattamenti, diciamo, perciò sto bene, è bello. A piangere alle case, gli altri non qua, perché avremo ancora tempo di farvi vedere il lavoro finito, e se avete un comodino, un armadio, qualcosa che può finire di arredare le due camerette, se siete un falegname potete venire a montarci, fai vedere Tino, a montarci le porte, abbiamo tutto, abbiamo la mascherina, abbiamo la controtelaiatura, abbiamo tutto, abbiamo pure la porta ovviamente, abbiamo messo la struttura e va perfettamente, quindi non c'è da fare chissà che cosa, si tratta di renderle come si deve. Scriveteci qua sotto, oppure 348-896-969, benedetto numero di telefono, poi vi diremo anche altre cose legate a questo numero di telefono, redazione quintopotere@gmail.com, sì. Oppure su qualsiasi altro social ci intercettate. Mi raccomando, ti tengo visto. A me? A te. Mascherina. Elena. Ci andiamo. Andiamo. Grazie. Prego. Grazie veramente, da cuore. La cucina pagata lei. Cioè, no, per dire, per specificare, sei arrivata al limite. Sì, sì. Adesso la cucina, ecco perché spero che martedì finisci, perché devo andare a lavorare, Antonio, lo so che lo ripeto sempre. No, no, io lo voglio, vorrei che tu lo dicessi ancora una volta. Sì, perché le economie mie sono finite, cioè non è che posso andare avanti così. Il salvadanaio sta ancora per poter campare un po', perché ci mancherebbe, però non è, devo è arrivato, e deve andare a lavorare. E sappiate che Elena ha questo come primo pensiero, quindi non preoccupatevi di giudicare, perché Elena sa bene che non appena starà qui, la prima cosa che farà... Vado a lavorare. Noi abbiamo un ultimo regalo per te. L'ultimo. Perfetto. Dobbiamo costruire la storia per bene, la finiamo in un certo modo. E certo. Che cosa? Dillo tu. La macchina. La macchinetta, una piccolina, l'ultima villata, la Mercedes lungo, che lo sai, non arrivo neanche. Diciamo a Marco, grazie tanto. Ma io sono tante, conosco che la macchina, dove la porto, dove parcheggio, il bollo è enorme, e la benzina, io abito con Versano, solo a mettere benzina, quella macchina, Antonio, ci vado 50 euro, come potevo fare? Ecco perché ha detto no, abbiamo riflettuto per bene e abbiamo deciso che non è la soluzione. Non è la soluzione. No. Ci andremo comunque a salutare Marco, possiamo andare a fare. Grazie Marco, veramente grazie. A darle un bacione a Firenze, no? E a tutti i fiorentini. Per ora e solo per ora è io quasi però tutto. Volevo dare un bacione alla Fiorentina. La famosissima T. Sì. Lo so. Beh, Tino, arrivederci. Saluta a casa. Bacio a No. Anche perché adesso ci sono le chiavi. No! Possiamo chiuderti dentro. No. Ciao Tino! E ti vedi, è bello perché ci vedi adesso. Ciao Tino! Ciao Tino! Ciao!